Mette allegria, ci fa ballare un po' tutti, ma cos'è che mette ancora più allegria? La novità che Facce da Radio in onda su Radio R9 tutti i pomeriggi, il mercoledì diventa live dalla Palestra Lions di San Benedetto del Tronto. E cosa c'è di interessante oggi? La presenza del nostro Max Ratta, responsabile tecnico di questa palestra e representer di Pilates, per cui insomma sei il mio completo alter ego, nel senso sei lo sportivo per eccellenza, ma è un piacere comunque averti qui, sicuramente avremo tanto tanto da imparare su di te e su questa palestra. Sì, buonasera a te, il piacere è mio e grazie per l'ottima presentazione. Ma no, dovere innanzitutto, meritatissima senz'altro. Io volevo chiederti immediatamente, da quanto tempo ti occupi di tutto questo, cioè di tutto ciò che riguarda il fitness? Ma fin da bambino che svolgo questa professione sono circa 25 anni, 26 quasi. Diciamo mi reputo una persona fortunata perché ho fatto della mia passione, ne ho fatto il mio lavoro, quindi penso sia questa è una cosa molto bella, insomma. Assolutamente sì, anche perché hai cominciato, visto che sei ancora molto giovane, come Baby Max ufficialmente, quindi eri piccolo. In più hai seguito appieno tutto il nostro motto, che è proprio il nostro stile di vita, che è ottimizziamo, per cui abbiamo una passione, massimizziamo ogni cosa e rendiamola produttiva in qualche modo. Tu ci sei riuscito appieno, non credi? Certamente, con tanta passione, tanta abnegazione, sicuramente tanta formazione, tanto studio, investire su se stessi e mantenere sempre quella, io chiamo, avidità mentale di volersi migliorare, di voler crescere, di volersi sempre migliorare, ogni giorno, sempre. Assolutamente sì, anche perché io personalmente credo che tutti coloro che portano avanti il motto magari brutto, poco in forma, è bello, probabilmente mente a se stesso, per cui perché non migliorarsi? Assolutamente sì, e ci vuole dentro comunque l'autostima che però nasce dal volere bene a se stessi, credo. Quindi è un po' un circolo vizioso, quindi comincia a volerti bene che andando avanti continuerai a volerti bene, per cui ecco un po' una spirale che va verso l'alto. Esattamente, volersi bene e poi alla base ecco essere seguiti da un bravo trainer con un programma di lavoro adeguato, quando ci sono queste tre componenti sicuramente già hai tutti gli strumenti necessari comunque per raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato. Assolutamente sì, insomma avendo tutti e tre questi fattori raggiungiamo una combo magica che sicuramente ci porterà lontano, ma per esempio di te che cos'è che fa un bravo trainer? Ma sai, decantarsi non è mai una cosa bella. Diciamo che io metto molta passione, molto impegno in quello che faccio. Per me ogni persona che si rivolge a me diventa un fatto personale. Quando una persona mi chiede il suo aiuto, ovviamente il suo obiettivo diventa il mio obiettivo. Quindi do tutto me stesso, parlo sempre con molta chiarezza perché il percorso si fa in due. Da parte mia dico sempre al cliente, io ti do la massima disponibilità, strutturiamo un percorso adatto, ma da parte tua deve esserci la disponibilità a seguirmi e puoi contare sempre su di me. Quindi il percorso si fa sempre in due. Allora io cerco di trasmettere alla persona anzitutto proprio le motivazioni per intraprendere il percorso e poi si inizia insieme. Diciamo che fino ad oggi ho sempre cercato, i risultati sono stati sempre positivi, però ripeto, è molto importante l'input di partenza che devi trasmettere alla persona, quando nella fase iniziale, la cosiddetta anamnesi, no? Assolutamente sì, insomma come si dice anche nella vita normale, l'importante, il difficile è partire nel momento in cui alla base c'è un rapporto di collaborazione come tra te ed un eventuale cliente, un'eventuale persona che comunque chiede, come hai detto tu stesso, il tuo aiuto e comunque c'è questa empatia, nel senso che il mio problema diventa anche il problema del mio personal trainer, per cui a quel punto è bello gioire anche in due dei risultati ed è una cosa meravigliosa. Ora, noi sappiamo anche che sei un representer di Pilates, ora questo Pilates che è un po' la disciplina che al momento va di moda, è quella magari un pochino più in voga, quella che fa anche un po' più fighetto probabilmente. Ci spieghi per esempio, anzi mi spieghi, la voglio mettere proprio sul personale, in che cosa consiste, di cosa si tratta, a me che sono un'ignorante esagerata in materia? Allora, il Pilates, diciamo c'è in effetti ancora un pelino di confusione in merito. Allora, il Pilates io lo definisco è la base dell'allenamento funzionale, sia è un eccellente sistema di allenamento a sé stante, ed è un eccellente supporto per ogni sport. Pilates migliora la postura, migliora la mobilità articolare. Il presupposto basilare del Pilates si basa proprio sul rinforzo della powerhouse, della parte centrale del corpo. Ovviamente è utilizzato sia in contesto posturale, quindi per riequilibrare dismetrie muscolari e posturali,
in contesto proprio di recupero funzionale e come propedeutica per gli sport, per tutti gli sport. Allora, il percorso si svolge, il Pilates, sia con esercizi a corpo libero, denominato quindi MatWork, sia con le macchine, apposite macchine. Si svolgono sia lezioni individuali, in duetto, in small group e lezioni in gruppo proprio a corpo libero, il MatWork. E ovviamente quando una persona comincia un percorso di lavoro Pilates con le macchine, ovviamente è un lavoro di personal training, quindi si struttura il percorso in base alla morfologia, adesso voglio essere sintetico, comunque alla biomeccanica della persona, si tiene conto della sua postura, della sua storia posturale, degli obiettivi che ha e quindi si struttura un percorso. Diciamo è tanta roba il Pilates, sono tante cose. La cosa importante è subito avere occhio, capire chi hai dinanzi, che esigenze ha e quindi strutturargli il percorso di lavoro più adatto. Quindi una disciplina sicuramente interessante e divertente, ma che denota sicuramente anche tutta la passione, tutto l'impegno che ci vuole da parte di un insegnante, di un personal trainer. Per esempio tu Max, in rapporto a questa Lion, che cos'è che ci offri? Cos'è che fa di te effettivamente colui che in qualche modo distingue la Lion da qualsiasi altra palestra, da qualsiasi altra struttura? Ma io quello che faccio qui, ecco, oltre al Pilates, faccio il lavoro di personal trainer in sala pesi e faccio un po' da referente un po' per tutti gli istruttori. Il mio ruolo è quello di aiutarli, sostenerli, comunque coadiuvare l'attività di tutto lo staff. Anzi, approfitto per dire che abbiamo uno staff di grandi professionisti. La cosa che contraddistingue la Lions, mi permetto di dirlo, ma senza nessuna vanità, abbiamo uno staff di grandissimi professionisti e quindi è facilissimo per me, francamente, lavorare con queste persone. È un piacere, è un accrescimento continuo, quindi comunque diciamo lavoriamo insieme, è un lavoro di gruppo. E assolutamente, insomma, alla base di ogni cosa c'è un buon lavoro di squadra, c'è un buon rapporto di stima e soprattutto c'è tanta professionalità, che assolutamente non vuole essere presunzione, ma è un dato di fatto, quindi onore al merito. Ma senti un po', che cosa puoi svelarci, poi alla fine cerchiamo di renderle più possibili di dominio pubblico queste informazioni, che cos'è che c'è in cantiere per la Lion, per te e per tutto questo amplesso? Allora, abbiamo in progetto, posso dire senza sbottonarmi troppo, è in preparazione una bellissima spa, un'area spa, qui nella palestra, un'area benessere. Posso dirvi, il progetto è veramente meraviglioso, sarà operativo a breve cominceranno comunque i lavori e ci avvaleremo di uno staff di professionisti di alto livello che abbiamo attentamente selezionato insieme al nostro gruppo di lavoro. Sono convinto che i nostri clienti ne saranno molto molto felici. È meraviglioso sentire quanta passione ci metti nel tuo lavoro, anche perché quando c'è professionalità alla base, ognuno fa il suo, per cui si lavora in serenità, semplicemente, e tutto può solo filar liscio. Grazie mille di avermi concesso questa intervista. Grazie a te, è stato un piacere, ringrazio Radio R9 e buon proseguimento. Grazie. Grazie mille, sarà mica la volta buona che con la spa riesco ad avvicinarmi anch'io, per esempio, alla palestra. Radio ascoltatori, noi nel frattempo ci ascoltiamo tra pochissimo sulle frequenze di Radio R9. Radio R9, il mercoledì di Facce da Radio diventa fitness, diventa Lions. E signori, che bella paranoia vedere qui tutta questa gente che suda, tutta questa gente che si fa letteralmente il culo, ok? Io sto anche rosicando un pochino, ma vediamo un po' chi ci può dire qualcosa riguardo a tutto questo. C'è chi si sta già allenando, stai anche grondando, direi che sta facendo più che effetto. Presentiamoci, sono Valentina, siamo in diretta su Radio R9, tu sei? Dimitri. Dimitri, benvenuto. Come procede il tuo lavoro alla Lion? Bene. Lavoro inteso come allenamento? Bene, tutto bene. Ci siamo, ti vedo affaticato ma non troppo, il che vuol dire che siamo già operativi da un bel po' di tempo, siamo già allenati. Che cos'è che ti ha fatto scegliere la Lion piuttosto che un'altra palestra? Non lo so, comodità, stavo qui vicino a casa, sta... E quindi ci siamo, insomma, c'è il fattore anche comodità che influisce non poco. In più ti vediamo rosso, sudato, insomma la palestra ci piace. Assolutamente sì, siamo anche accaldati, per cui beviamo. Grazie mille del tuo intervento, Dimitri. Come vedi era meno indolore di quello che potesse sembrare. Quindi era leggermente, giusto un pizzicorino. Io poi vorrei intervistare anche te, lo sai, te che stai facendo il cameraman. Vediamo un po' a chi altri possiamo fare due domande. Guarda quante belle ragazze qua. Buonasera signorine, mi dite come vi chiamate? Sabrina. Valentina. Che bel nome che hai, Valentina, piacere Valentina. Sei meravigliosa a prescindere. Da quanto tempo operiamo qui alla Lion? Ci alleniamo da? Tre anni. Tre.
3 anni, per cui ecco, siamo belle, pronte, cariche, energetiche, soprattutto non affaticate, alla faccia mia, avete ragione, per carità, è così che funziona. Ma cos'è che vi fa scegliere la Lion piuttosto che un'altra palestra? È grande, spaziosa, cioè la gente è comunque sempre socievole, divertente. Assolutamente sì, quindi gente divertente, un posto divertente, spazioso. La musica, e noi ce ne intendiamo perché in radio fondamentalmente di musica viviamo, per cui ecco, andiamo avanti con solo buona musica. Facce da Radio è tutto questo. Facce da Radio che il mercoledì vi verrà a trovare tutte le settimane da questo mercoledì in poi. Per cui ecco, Vale, hai un bellissimo nome, ci rivedremo molto spesso, credo ogni mercoledì. E tu invece, ok, voglio farti una domanda, visto che ti vedo concentrata, che come mi hai vista arrivare hai fatto quasi un'espressione disperata, dove cioè, no, ti prego, ci sono altre persone, perché scegli proprio me? Che cos'è? Ok, che tu apprezzi in particolar modo di questa palestra? Ma le attrezzature, i personal trainer, le persone che sono molto tranquille, socievoli, e l'ambiente è proprio solare, l'atmosfera è bellissima. Che è un po' l'atmosfera del fitness in generale, no? Nel senso, quindi tutto quello che fa allegria, tutto quello che fa movimento, tutto quello che in questo caso fa Lion. Quindi grazie mille per aver partecipato. Era più, insomma, più semplice di quello che sembrava. In due poi, Malcomune e mezzo Gaudio. Ci vediamo il prossimo mercoledì, io e voi. Noi invece ci riascoltiamo sulle frequenze di Radio Renove, perché Facce da Radio va avanti con Bob Sinclair, con World Hold On. Insomma, qui alla Lion, voglio dire, non ce n'è uno che sta fermo neanche per sbaglio, nemmeno per allacciarsi le scarpe, perché ce le hanno quasi tutti a strappi. Per cui eliminato anche questo problema. Ma nel frattempo qui cosa succede? Di là c'è gente che si allena, che suda, che si sente male, addirittura si rivedono anime che fondamentalmente se non muoiono ricompaiono. Ma da questo lato chi c'è? C'è una lezione di Zumba ed è veramente una figata, si può dire radio. Vabbè, ormai l'abbiamo detto, per cui ci stiamo. Insomma, io vedo anche gli istruttori particolarmente gasati, ma credo sia parte del loro compito, parte integrante del loro compito anche trasferire tutta la loro energia a tutti coloro che stanno partecipando a questo corso. Io non so voi, ma non vedo l'ora di parlare con gli istruttori stessi, probabilmente anche con i sudatissimi ed energetici partecipanti al corso stesso. E quasi quasi, sai che probabilmente comincerò anch'io con Zumba. Magari riusciremo anche a trovare un bel compromesso, anche perché quella Lions sta aprendo la spa, per cui è già un ottimo motivo per essere qui. C'è una lezione di Zumba che insomma riesce a tenerci belli allegri, belli attivi e belli carismatici, per cui io direi che meglio di così non ci resta che aspettare di poter parlare con gli istruttori. E insomma, certo che qui alla Lion non si fermano nemmeno gli orologi, ok? È una roba allucinante, c'è da ogni parte movimento, da ogni parte gente che si diverte poi tra le altre cose facendo un movimento. E tutto questo qui alla Lion perché si garantisce il massimo della serietà e della professionalità. Quanta gente, che lezione sarà mai? A occhio e croce è un walking, anche qui noi non vediamo l'ora di saperne di più dall'insegnante stessa e soprattutto da tutti coloro che si stanno divertendo e stanno sudando sopra questi tappeti. Sarà il caso? A noi il fitness interessa, anche se non si direbbe, però insomma ce la possiamo fare, anche perché con l'innovazione della spa qui alla Lions io direi che non possiamo mancare, non potranno mancare iscrizioni e non potranno mancare lezioni come questa. Eh sì, e pensavate di esservi liberati di noi, invece così come ci ricorda ogni santa volta il jingle Facce da Radio sempre con voi, in cui io trovo anche un minimo di senso di minaccia, no? Perché proprio sempre con voi, ma sempre, anche quando proprio non volete, mentre per esempio vi state allenando alla Lion, nuova partner comunque di Radio Renove e di Facce da Radio stessa del mercoledì. Ma la sorpresa più grande, visto che noi siamo abituati a tanta buona musica, a tante belle cose, insomma solo belle cose, anche a solo belle persone e bei personaggi. Siamo per esempio qui, dopo aver conosciuto anche Max, con Armida, la responsabile marketing di questa palestra Lions di San Benedetto del Tronto. Innanzitutto benvenuta. Ciao. Che meraviglia che sei, che bel sorriso che hai, sei proprio fatta apposta per il lavoro che fai, anche perché non sei soltanto la responsabile marketing, perché prima si vociferava, ci siamo informati un pochino sul tuo conto per sapere quante cose fai e soprattutto quante cose fai bene, perché non sei solo responsabile marketing ma anche istruttrice di walking e tonificazione e personal trainer, per cui tripli complimenti. Grazie mille. Sei meravigliosa a prescindere, ma noi vogliamo sapere in che modo contribuisci a rendere altrettanto meravigliosa questa palestra. Mi occupo dell'organizzazione dei corsi, dell'accoglienza dei clienti, di tutta, diciamo, una serie di cose che riguardano l'organizzazione del club.
dello staff. Per cui ecco, fondamentalmente sei un po' il cuore della Lions, no? In qualche modo noi entriamo, la prima cosa che troviamo è il tuo bel sorriso, noi entriamo, io per esempio che non ho mai frequentato una palestra Lions, ok? Varco quella soglia, arrivo qui dentro e trovo il tuo sorriso, cosa devo aspettarmi da questa palestra? Devi aspettarti insomma di cambiare stile di vita, quindi dedicarsi allo sport, alla salute, al benessere, questa è la Lions. Assolutamente sì, quindi una palestra professionale è un luogo di divertimento fondamentalmente, perché se ne devi fare uno stile di vita, io sono sempre stata dell'idea, magari ecco, aderisci perfettamente a questo stile di vita, traine il meglio in modo tale da non avere per esempio tentazioni per esempio a mollare o quant'altro, anche perché se alla base c'è una vera convinzione, visto che prima parlando anche con Max, che si occupa anche del Pilates, abbiamo avuto modo anche di vedere all'opera poco fa, se c'è un rapporto di collaborazione alla base, insomma, dalla Lions si può soltanto uscire soddisfatti. Sì, soddisfatti e con i risultati. Anche perché con tutta questa professionalità che c'è a monte della cosa, è un po' una strada obbligata, no? Nel senso, io entro, vedo tutto colorato, tutto che funziona, tutta gente che si diverte alle mie spalle, così come anche voi potete vedere, gente che suda e gente che comunque ne gode di questo stile di vita. Sì, lo staff, abbiamo tutti istruttori qualificati, bravissimi, simpaticissimi, quindi chi entra qui non può che trovarsi bene. Anche perché a noi interessa anche sapere, visto che la Lions è professionale, la Lions è seria, la Lions è tutto ciò che comunque si può desiderare, ci si può aspettare da una palestra effettivamente con i controfiocchi, anche perché finché c'è la nostra Armida ad accoglierci può soltanto essere così, con tutti i corsi che organizziamo, di cui probabilmente tu stessa ti occupi, perché parlavamo prima di organizzazione, ti occupi dello staff, ti occupi di tutto quello che succede ufficialmente in questa palestra, ma tu com'è che sei arrivata a diventare fondamentalmente responsabile marketing della Lions? Hai cominciato da subito in questo modo? È una passione nata in altro modo e poi si è evoluta? Sì, diciamo che sono 15 anni che ho questa passione. Che poi in effetti potevi anche non dire 15 anni, perché dal video effettivamente tu ne hai 15, per cui hai cominciato anche tu come baby Armida. Ti ringrazio, grazie mille. Quindi insomma sei la prima portavoce dell'effetto che fa questa palestra. Ti ringrazio, grazie. Ma era quello che ci aspettavamo da te, anche perché tu personalmente, Armida, che cos'è che ci garantisci dalla Lion? Venire qui per stare bene, stare in forma, socializzare, divertirsi, un po' di tutto. Anche questo, venire in palestra, non solo diciamo, pensare poi a quelli che sono gli effettivi risultati, anche diciamo. Ovviamente uno viene in funzione dei risultati sicuramente, ma a monte deve esserci comunque un lavoro cerebrale in qualche modo. Sì, infatti organizziamo anche il mercoledì sera l'aperitivo, quindi ci sono anche eventi per proprio socializzare e stare insieme. E quindi insomma Radio R9 con la Lions il mercoledì ha fatto una combo magica micidiale, per cui ci becchiamo lezioni veramente anche queste con i controfiocchi di walking, di spinning tra pochissimo, di Pilates che abbiamo già visto, e riusciamo a prendere anche un aperitivo, per cui voglio dire meglio di così abbiamo tutto in questo locale, per cui meglio di questo io credo che fondamentalmente dalla Lions e da nessuna altra palestra ci si può aspettare altro fondamentalmente, anche perché noi della Lions, e io ormai parlo come se fosse anche roba mia perché è così che funziona, che cos'è che ci contraddistingue, che cos'è che mi fa venire il sorriso entrando alla Lions piuttosto che in un'altra palestra, oltre a te ovviamente? La serietà di tutto lo staff, l'accoglienza alla reception, poi diciamo gli spazi che sono molto ampi, le sale sono grandissime dove si fanno i corsi, anche la sala pesi. Per cui insomma noi entriamo alla Lion, abbiamo ogni tipo di corso disponibile, abbiamo ogni tipo di spazio disponibile, tanto divertimento, tanto modo comunque anche di sfogarci, quello credo dovrebbe essere il presupposto, ok, con cui partire, e troviamo te con la tua accoglienza, troviamo uno staff più che professionale, giusto? Per cui
insomma la Lions è quella che è. Poi ecco, aggiungici anche Facce da Radio con Radio 9 il mercoledì, dove becchiamo anche l'aperitivo. Io direi che questa effettivamente è quella classica serie di fuochi d'artificio che ci si può aspettare solo da una palestra come questa. Grazie mille per aver partecipato, sei stata simpaticissima, con il tuo sorriso sicuramente arriveranno a bizzeffe. Nel frattempo noi torniamo sulle frequenze di Radio 9 con la nostra buona, ottima musica. Figlia di questo mercoledì, ok, è che noi innanzitutto siamo riusciti anche a beccare il cambio di programma, quindi siamo passati da Facce da Radio a R9 The Club, per cui abbiamo anche questo onore direttamente qui dalla Lione di San Benedetto del Tronto. Ma l'altro grandissimo onore è quello di avere una persona, chiamiamolo così, un personaggio del calibro di Susanne Zilla, giusto? Ho pronunciato bene? Giusto, Susanne Zilla, vengo dalla Germania, di Monaco, di Baviera. Che meraviglia, che meraviglia, per cui siamo anche internazionali tra le altre cose, non siamo soltanto professionali, preparatissimi e seri, siamo anche internazionali, il che è una cosa meravigliosa. Ma cominciamo a parlare di te, tu sei un personal trainer e soprattutto un body art trainer, giusto? Sì, giusto, sono un personal trainer più di 20 anni, insegno anche diverse, quasi tutte discipline in palestra. Poi 10 anni ho cambiato, ho visto la prima lezione di body art, è una lezione, ho visto il cambiamento del corpo, delle persone, sono elementi di yoga, pilates, forza, stretching, ma di rilassa la mente, di dare la flessibilità, di dare anche la forza dove non c'è. Ho visto il cambiamento delle persone in poche settimane. Insomma, meraviglioso, quindi noi siamo partiti da principio con la passione per la palestra in generale, per cui siamo diventati personal trainer, dopodiché siamo rimasti scioccati, affascinati dalla body art training fondamentalmente, e ci siamo specializzati in tutto questo. Abbiamo detto quindi è un remix tra yoga e tutte le discipline comunque più eleganti fondamentalmente, azzarderei, di una palestra. Sì, a base della medicina cinese, yin e yang, inspirare, espirare, su, giù, è bellissimo, bisogna provare. Quindi assolutamente una disciplina più che elegante, più che calcolata, più che studiata. E chi altri ci può insegnare una roba del genere se non Susanne Zilla? A me piace questa roba perché devo imparare anche a pronunciare il tuo nome, lo impareremo in diretta. Ah, vieni a provare, facciamo la lezione martedì lì alla Lions alle 7. Venerdì ora di pranzo 13:30 e sabato alle 10 la mattina e più postural. Sono anche un specialista per la postura e la mia propria creazione si chiama Amo Gioia, una lezione postural facciamo sabato mattina. Insomma, noi siamo più che organizzati a quanto pare, siamo in multitasking estremo, voglio dire, sappiamo fare tutto e lo facciamo bene. Ma senti un po', questa è una passione che è nata insieme a te? È una cosa di cui ti sei cominciata ad occupare poi? Io ti parlo di tutto l'ambiente che riguarda il fitness, non solo body art training. No, è nata proprio una passione perché prima facevo altri lavori, sono stato un imprenditore in Germania 20 anni fa, parlo. Ho smesso tutto, ho lasciato, io voglio imparare questo e mi piace. Poi capitata, la mia maestra è stata numero uno del mondo, Jennifer Waite, ho seguito per 10 anni e sono stata anche la sua migliore allieva. Allieva, per cui ecco, questo è il caso in cui l'allievo supera il maestro, insomma onore al merito. E noi lo vogliamo ricordare, lo vogliamo dire assolutamente. Ma senti un po' una cosa, io avrei una domanda d'effetto, ok, per te. Qual è stato il tuo trampolino di lancio per la palestra? Qual è stata quella chicca, quella situazione, quel contesto che ti ha fatto venire in mente, come dicevi tu, di passare per esempio dall'imprenditoria a no, basta tutto, voglio entrare in palestra? Mal di schiena. Mal di schiena perché avevo mal di schiena, portavo sempre le valigie, ho detto, poi sono entrata in palestra, ho visto questa lezione, ho detto, io lascio tutto, mi hanno detto tutti sei pazza completamente, no io lascio tutto, io voglio imparare questo. Ma assolutamente sì, anche perché c'è del bello nell'essere pazzi. Io fondamentalmente sono il portavoce, portastendardo dei pazzi della provincia, per cui giochiamo nella stessa squadra. Grazie mille per la tua infinita simpatia. Quali sono i giorni in cui per esempio ritroveremo te qui alla Lions? Ok, ho scelto anche la Lions, per me è la struttura più bella di San Benedetto, cioè i colleghi fantastici e mi piace. Martedì sera alle 7, venerdì ore 13:30 e sabato alle 10. Insomma, io anche semplicemente per la tua simpatia, per tutta la professionalità che c'è qui alla Lions e per tutta la stima che comunque vedo che fa da collante tra tutti comunque i partecipanti, tra tutto lo staff della Lions, io sono già qui, consideratemi iscritta, anche perché io torno a ripetere, sta prendo la spa, per cui voglio dire, insomma,
per tutti coloro che come me non sono esattamente fan dello sport in generale, la spa è il butta dentro, che è quello definitivo per persone come me. Per cui grazie mille Susanna, sei stata gentilissima e soprattutto simpaticissima. Noi, visto che stiamo approfittando del cambio di programma, per cui che bello, no, fare un po' anche da ponte tra Facce da Radio ed R9 The Club, per cui noi torniamo sulle nostre magiche frequenze con la musica di R9 The Club. Siamo di nuovo qui, sempre sulle frequenze di Radio R9, ovviamente non più su Facce da Radio, perché in qualche modo il mio dominio è finito qua, però abbiamo sempre l'ottima, ottima musica di R9 The Club. Ma il bello di questa palestra, oltre alla nostra partnership, oltre a tutta la professionalità che ci troviamo, oltre a tutta la gente che vediamo in sala che si sta allenando, sta sudando, che si sta preparando all'aperitivo, ok, abbiamo anche il nostro mitico Well Santos, istruttore di fitness, ok, ma non per il semplice fatto di essere istruttore di fitness, ma proprio per il fatto che ci appelliamo semplicemente così, perché in realtà siamo di tutto e facciamo tutto benissimo. Giusto, e il nostro compito è questo. Buonasera, buonasera. E il nostro compito è questo, è coinvolgere sempre i nostri allievi o le persone che ci aspettano da noi, il nostro disimpegno, la nostra professionalità e soprattutto un cambiamento delle giornate, un cambiamento di vita, un nuovo stile di vita. Quindi la parola d'ordine innanzitutto è cambiamento, a prescindere. È questo, cambiamento. Perché cambiamento? Perché la vita è un cambiamento costante e quindi la vita è come l'orologio che cambia a ogni secondo. Quindi il tuo grande spirito di adattamento fondamentalmente ti ha portato già lontano, ma ti porterà ancora più lontano, perché tu devi sapere che in realtà prima, mentre eri a lezione di Zumba, noi ti stavamo già spiando, capisci? Quindi abbiamo fatto già delle riprese con te che stavi allenando, con te che stavi facendo il tuo lavoro, ma il tuo lavoro fondamentalmente non è semplicemente lavoro, parlavamo prima ed è quello che, su cui io gioco anche in radio, no? Il fatto che comunque io tutti i miei bei ospiti in realtà posso conoscerli prima di voi radioascoltatori, ma va bene così e me ne gaso, me ne vanto, anche il giusto, il minimo è giusto così. Quindi, ma noi sappiamo appunto, parlando del fuori onda, che tu non nasci esattamente come istruttore di fitness, ma nasci come ballerino. Giusto, io sono nato come attore e ballerino da musical in Brasile da piccolino, da quando avevo 8 anni, è stato il primo spettacolo professionista che ho fatto, e da lì una cosa è legata all'altra, perché una volta che tu diventi artista e diventi ballerino e diventi fitness, quindi inizi a lavorare il corpo, tu vuoi sempre cercare di aprimorare le tue conoscenze. E quando sono entrato nel mondo del fitness, io ho detto, questa è la mia vita, perché qui io posso interpretare, qui io posso ballare e qui io posso anche allenarmi, e quindi è un mondo fantastico. E non è soltanto, come tu hai detto, non è soltanto un mestiere, perché quando diventa un mestiere diventa noioso, e quando è la tua vita tu ti svegli, non perché dici che noia, devo andare al lavoro, hai capito? Oba, che bello, che oggi io devo andare al lavoro, quindi... In effetti, il detto è, trova un lavoro che ti piace e non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita, perché se lo fai con passione, ti svegli divertendoti, consapevole, già divertito di quello che stai andando a fare fondamentalmente. Perché abbiamo capito che qui alla Lions la professionalità cosa significa? Significa spirito di adattamento come quello del nostro Well, significa ambizione come quella che ha portato fino a questo punto il nostro Well, ed è sicuramente l'ambizione che lui riuscirà a passare a noi, a me per esempio, neo cliente. Più che ambizione è dedicarsi. Quindi è dedizione ed è consapevolezza. È dedizione, consapevole di essere bravo nel tuo piccolo, quindi devo essere consapevole. Quindi l'ambizione è una cosa che viene dopo, senza che tu ti pensi, perché dal momento che tu sei consapevole di riuscire a fare il tuo lavoro bene, sei già una persona che ha l'ambizione dentro, ma non... con cattiveria, la mettiamo così, l'ambizione giusta. L'ambizione giusta, quella carica, quella buona, quella costruttiva, ma io non so se è chiaro, effettivamente, il lavoro mentale anche, quindi che riesce a farci la Lions, che riesce a farci tutto lo staff della Lions, perché in realtà tu, nel tuo essere istruttore di fitness, in realtà sei istruttore di Zumba e di cos'altro? Sono istruttore di Zumba, sono istruttore di Gaghi, sono istruttore di Functional, sono istruttore di Total Body, e c'è un progetto nuovo che stiamo includendo qui alla Lions. Se sbaglio l'italiano mi corregga per favore. C'è un progetto nuovo che stiamo includendo che si chiama Brazilian Scotty With Me. Ossia, è un progetto veramente bello, che è un'attività fitness che sto portando da Brasile, che è tutta voltata allo Scotty, quindi è sedere di acciaio. Ma che meraviglia, signori, cioè già solo e semplicemente per questo qui fuori c'è una fila allucinante, sembra veramente di essere a Rio a carnevale, perché è così che funziona, perché con bella gente come il nostro Well Santos, dalla Lions, cosa possiamo aspettarci?
Ci potete aspettare di tutto, perché non siamo soltanto istruttori fitness, siamo pazzi. E qui dentro la felicità rena, perché dovete sorridere. Qui è l'unico posto dove tu fai attività fitness e non fatichi. Che meraviglia, per cui se la premessa è questa, è una premessa ottimale, per cui la fila continua ad allungarsi, ma è buono così, perché alla Lions è questo che troviamo, è allegria, serenità, è tanto sudore, perché dobbiamo vedere anche quest'altro lato della cosa, però vediamo lo spettacolo come quella che è stata tutta la tua vita, no? Perché è una passione che è nata insieme a te, per cui io voglio farti l'ultima domanda ad effetto, che è una domanda in qualche modo un po' scontata, per cui non deludermi nella risposta, perché io ti ho messo su un piedistallo alto 10 metri, per cui cerchiamo di mantenere lì. Se il fitness, lo spettacolo, l'animazione comunque, che è quello di cui ti occupi, non fosse esistita, tu cos'è che avresti fatto nella vita? Non ci penso neanche su questa cosa, ma proprio no. Ma che domanda mi fa? Era una domanda, appunto, forse trabocchetto, e mi aspettavo che mi dicessi l'avrei inventata io. No, 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 perché non l'ho scelto io, sono stato scelto e questo è stato bello. Che meraviglia, per cui in realtà è una strada obbligata, e voglio dire, quando si tratta di una serie di segni come questa, quindi tutta questa bella gente che abbiamo salutato oggi, Lions, i Pip, urrà! L'entusiasmo che abbiamo, grazie mille Well Santos, sei stato gentilissimo. Rinnovi, siamo noi, I love you. Siamo speciali. E qui alla Lions, poi, tra le altre cose, continuiamo con la bella gente, continuiamo con le belle attività. Perché? Perché mentre alle nostre spalle la gente continua a sudare, la gente continua ad allenarsi, da quest'altro lato cos'è che abbiamo? Abbiamo gente che si sta preparando ad un aperitivo, perché il mercoledì della Lions non è soltanto Radio R9, ma è anche aperitivo per tutti i nostri clienti. Per cui, allora, noi entriamo alla Lions, troviamo il meraviglioso sorriso di Armida, troviamo la professionalità di tutto lo staff e troviamo anche comunque un ambiente divertente, un ambiente speciale, un ambiente fatto soprattutto da una meraviglia, perché in palestra tu non ti aspetti di trovare comunque trainer, giusto? Non ti aspetti di trovare trainer come Suzanne, che oltre ad essere body art trainer, questa cosa è una cosa che mi manda alle stelle, troviamo anche delle creazioni come quelle, magari inquadriamole perché sono veramente meravigliose, di cui si occupa personalmente proprio la nostra Suzanne. Parlacene, cioè, allora abbiamo capito che tu sei istruttrice di fitness, sei stata imprenditrice, sei responsabile in qualche modo di tutta quella meraviglia che c'è dietro la vetrata, come me lo spieghi, ti supplico? Facevo anche fotomodella e poi mi è piaciuto sempre creare vestiti da bambina. L'ho fatto sempre per me, una vita. È 7 anni che sto qua in Italia, cioè il 7° anno, che è il famoso, che mi chiedono le donne qua, le donne italiane, ma fai anche qualcosa per noi? Così ho creato una linea che sono tutti pezzi unici e realizzato da me. Un po' sportiva, un po' anche per uscire, con molta fantasia, sempre personalizzato. Ho creato questa linea e anche questi oggetti collane adatto per il vestito. Quindi tutto molto colorato, tutto molto allegro, appunto per rimanere in tema con quello che ci offre la Lions, che è proprio un clima d'allegria, un clima di divertimento. Sì, bisogna essere allegra, bisogna ridere minimo una volta al giorno. Questo è il mio consiglio. Assolutamente, come vedete qui a noi, a Radio R9, alla Lions, il sorriso non manca. Grazie mille ancora Suzanne, sei stata più che gentile. Perché questa è la lezione tough. Voglio dire, qui dobbiamo andare tutti a fare body art, perché in realtà noi, uscendo da una lezione di body art, effettivamente le cose cambiano, no? Cioè usciamo con un fisico un po' così così alla prima lezione, ok, magari alla prima, no? Ma insomma la differenza si nota. È intensa, uno sembra che non facciamo niente perché sono i movimenti, si fa uno dopo un altro, molto fluidi, a volte statica, ma si lavora molto intensamente. Questo è il risultato, si vede, si sente proprio come, la gente dicono, come un piccolo spa o risolve problematiche per la schiena posturale. Bisogna provare, non di più, non dico più altro. Insomma, la parola d'ordine è semplicemente provare, anche perché finché c'è la simpatia della nostra Suzanne ad aspettarci, possiamo solo e semplicemente provare. Grazie mille Suzanne ancora. Grazie a te. Noi continuiamo a goderci l'aperitivo qui alla Lions. Nel frattempo, ok, le cose sono due: o virate ovunque siete, ok, e ci dirigiamo per dirigerci qui alla Lions di San Benedetto, oppure continuiamo a goderci buona, buonissima, ottima
ottima musica sulle frequenze di R9 The Club. Ciao!